Uno era ingegnere, l'altro no, non era ingegnere, però io ho sempre lavorato assieme, tutti e due. Nel 1930 erano già radioamatori, attenzione, quindi erano già appassionati radio, erano già radioamatori, avevano già la sigla di radioamatori, eccetera. Nel 1930, guarda, qua mio è fotocopia del libretto originale, stampato dalle grafiche Paroni, che c'è ancora, hanno pubblicato questo libretto. Per cui un radioamatore poteva costruirsi una televisione meccanica, perché le prime televisioni non erano come quelle col tubo a raggi catodici, erano meccaniche. E sfruttando una radio comune ricevevano i segnali da Londra. Anzi, due radio, una per l'audio e una per il video. Sul principio del disco di Nikpov. E questo è il disco originale che producevano i fratelli Fracaro e lo vendevano nel 1930. E era difficile da regolare, era trapuoni, erano. Però bisogna cominciare da qualche parte, insomma. E ora il disco esplora l'immagine, in questo caso la riproduce, i segnali, c'era qua una lampada al neon che seguiva velocissimamente i segnali trasmessi, che erano mandati in linea tramite una fotocellula poi amplificata con tutte le sue attrezzature, e qui veniva ricostruita l'immagine. Naturalmente non esiste più la trasmissione, non esiste più niente, ma ora mi ho fatto un po' un artificio, ho messo un piccolo disegnetto in modo che si può vedere lo stesso esattamente cosa vedevano all'epoca. Se adesso si vede, comincia a formarsi il disegnetto. Naturalmente il disco deve girare a una velocità che è di circa 750 giri al minuto, perché in meno di un decimo di secondo deve completare l'esplorazione dell'immagine. E noi la vediamo come ferma, insomma, nel nostro occhio, perché è ricostruita nel nostro occhio.